sempre, sarà sempre una felicità battere Juventus, Milan e Inter. Cosa hai pensato quando abbiamo sbagliato il primo rigore? Ce ne usciamo. Invece poi dopo ci abbiamo pensato e abbiamo vinto, ringraziando a Dio. Ma sempre, il nostro allenatore ha una grande, diciamo, con le coppe alla sua performance, vince sempre. Grandissima, quando si batte la Juve è sempre una soddisfazione, è sempre come vincere una Supercoppa. Cosa hai pensato quando abbiamo sbagliato il primo rigore? Che Raffaele ci salvava e vincevamo la Supercoppa. Alla fine ha avuto ragione De Laurentiis. No, la ragione è della squadra che ci mette forza e coraggio, e sangue e sudore, e combatte fino alla fine. Stasera sei felice? Wow, felicissimo, eh? Come si fa a non essere felice? Un grande Napoli, speriamo che distruggiamo la Juve pure in campionato e andiamo avanti così. Ma fino alla settimana scorsa criticavate Benitez, i giocatori, stasera tutti sul carro del vincitore. Io penso che Benitez ha sbagliato, anche se abbiamo vinto non meritando, secondo me, da tifoso, però l'importante è vincere alla fine. Ok. Higuain, senz'altro. Cosa hai pensato quando abbiamo sbagliato il primo rigore? No, sono sempre stata molto ottimista, pensavo che la partita comunque la vincessimo noi. Alla fine hanno avuto ragione i giocatori, De Laurentiis, Benitez, di chi è il merito? Ma della squadra comunque, tutta della squadra. Secondo te? Di chi è il merito? Tutta la squadra, soprattutto del portiere. Sapeva di arrivare ai rigori, sicuramente più intelligente di noi. Noi ci siamo preoccupati tantissimo, però, proprio alla grande. Avresti messo Zapata, dici la verità. Avremmo messo Zapata, non avremmo tolto Hamsik, avremmo fatto tutta una serie di errori probabilmente. Però il tifoso e spera sempre che la squadra vinca. Quindi quello che pensa è soltanto con il cuore, non è mai con la testa. Con la testa non fa niente. Terzo trofeo dell'era De Laurentiis, ancora una volta ci ha fatto gioire. Sì, la sua politica si è dimostrata ancora una volta corretta. Quindi non ci resta che sperare in un buon futuro per il Napoli. Io direi che è anche l'occasione per approfittare dopo una vittoria su una platea internazionale a Doha, che praticamente tutto il mondo ci guardava. A questo punto De Laurentiis non ha più scusanti, cioè a gennaio deve fare dei colpi e si deve stabilire definitivamente fra le top club europei. È un'occasione irripetibile. Terzo tappo di champagne in pochi anni. Non dicevamo mai niente, abbiamo vinto un po' di coppe, loro dicono che sono coppette, ma le abbiamo viste esultare sugli spalti come dei pazzi, volevano vincere a tutti i costi. Sarebbero stati pronti a dire una coppetta, ma adesso con le immagini è difficile che possano dirlo. Abbiamo vinto una grande coppa. Forza Napoli, grande Napoli. Tanti tifosi juventini, soprattutto juventini di Napoli, quali saluto stasera, la diciappata 3-1, dicevano che questa coppa era una coppetta. Contro la Juventus non è mai una coppetta, pure il trofeo Maretti vinto contro la Juventus è un valore per noi napoletani. Gino 82 e Dino! Gino 82 e Dino! Gino 82 e Dino!